Professoressa, oggi svelate alla città questo splendido murales. Qual è la genesi di questa di quest'opera? Allora, diciamo che avevamo tanta voglia di trasmettere il mantra di questa scuola, che è rispetto, pace e natura. Quindi quest'opera ci sembrava veramente molto adatta per rappresentare l'aridità che tante volte c'è nell'animo umano, nel mondo, e che però grazie alla visione di occhi che hanno un'altra prospettiva si trasforma in qualche cosa che è un messaggio d'amore per la natura, per questa nostra casa che è la terra e per tutti i buoni sentimenti che possono invece riempire il nostro cuore. L'idea era anche di orientare i ragazzi a esprimere i loro talenti, perché tante volte i ragazzi non li esprimono con le parole, però li esprimono con i fatti, quindi di dare libero sfogo alla loro immaginazione e di raccontarci un po' il mondo come lo vedono loro. Quindi qui passiamo proprio dall'aridità simboleggiata da questo reticolato, che può essere un filo spinato o anche un territorio arso, fino con la nostra coscienza a ritrovare quella dimensione naturale che appartiene un po' a tutti noi e ci tiene tutti insieme. E anche una collaborazione interistituzionale con un istituto comunque di secondo grado per far vedere ai ragazzi che non ci sono solo i licei, i tecnici, ma c'è tutto un ambiente professionale con capacità artigianali da recuperare. Quindi un orientamento a tutto tondo, ad abilità sociali, abilità tecniche e professionali, alla creatività, ma soprattutto ad esprimere se stessi, ad amare il pianeta. Direttore, qual è il senso di questa iniziativa? Allora, noi siamo onorati oggi di inaugurare questo murales, in quanto un lavoro veramente dietro le quinte, certosino da parte dei nostri allievi, un lavoro di progettazione e di realizzazione, lavorato in sinergia con gli studenti della scuola media Ellero, quindi di sviluppo della propria intelligenza nelle mani. La Scuola dell'Edilizia dell'Arte di Udine negli ultimi anni ha avviato anche questo percorso di operatore artistico che va a lavorare sulla tradizione ma anche sull'innovazione, dando un'attenzione particolare a quello che è il bello nell'accezione più ampia del termine, che non vuol dire infiocchettare o rendere artificioso un elemento, un capolavoro o un muro, ma quello di renderlo il più possibile in armonia con il contesto, valorizzando quelle che sono le potenzialità. Questo è l'obiettivo che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi.